Una notizia sconvolgente travolge il mondo del calcio. Sinisa Mihajlovic non ce l'ha fatta. L'allenatore serbo si è spento all'età di 53 anni, dopo una lunga battaglia contro la leucemia, che durava da luglio 2019. Il carattere da guerriero, che lo ha sempre contraddistinto in campo, gli ha permesso di combattere la sfida più grande, con tanta forza e volontà d'animo. Dopo una superlativa carriera da giocatore, con le maglie di Borovo, Vojvodina, Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, Mihajlovic si è seduto sulla panchina di Milan, Catania, Torino, Fiorentina, Sampdoria, Serbia e Bologna. Grande motivatore e persona dal cuore d'oro, Sinisa si è fatto amare da tutti gli appassionati del pallone, che ne hanno apprezzato il senso dell'umorismo e schiettezza. Indimenticabili le lacrime al momento in cui rivede i suoi calciatori sotto la finestra della camera d'ospedale. Da pelle d'oca i numerosi tributi del Dallara. Solo l'esonero dello scorso 6 settembre ha allontanato dai campi una persona innamorata del pallone, che aveva da superare l'ennesimo ostacolo. Da Gigio Donnarumma, lanciato al Milan a soli 16 anni, all'amico fraterno Bobo Vieri, sono tante le persone che in queste ore stanno riempiendo i social con messaggi d'affetto, per ricordare una persona speciale, venuta a mancare troppo presto.